Sabato 5 giugno sarà la giornata mondiale dell'ambiente, ma anche il giorno della manifestazione Gara di pesca alla plastica, presentata nei giorni scorsi da Assonautica Pescara nell'ambito dell'iniziativa Puli fondali della FIPSAS, la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e delle Attività Subacquee. Obiettivo dell'evento saranno la tutela dell'ambiente marino e la sensibilizzazione di un uso sempre più responsabile della plastica, come spiegano Francesco Di Filippo, presidente di Assonautica Pescara, e Carlo Paolini, presidente regionale della FIPSAS. Ogni anno ci sono 8 milioni di tonnellate di plastica negli oceani, è come versare un camion di rifiuti al minuto in mare. La plastica oggi dal 64 erano 15 milioni, adesso la produzione è quindi di rifiuti di plastica è di 310 milioni di tonnellate. Molti di questi finiscono negli oceani, il 10% dei pesci ha nel proprio stomaco microplastiche e quindi è un problema che riguarda tutti, un problema di consapevolezza di questo problema molto molto serio. Per questo ne abbiamo organizzato all'interno di questa manifestazione nazionale della FIPSAS in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, questa gara, tra virgolette, di raccolta di plastica nella mattina del 5 giugno. Tutti i diportisti iscrivendosi, anche per le misure Covid e quant'altro, bisogna iscriversi alla sede dell'Assonautica e poi nel pomeriggio, e quindi raccogliere, portarli per premiarli, per misurarli, pesarli, e poi il pomeriggio ci sarà una premiazione dove tutti saranno comunque vincitori, ma sarà anche un momento di sensibilizzazione al porto turistico per le problematiche dell'ambiente. Oltre a essere una federazione sportiva, siamo anche un'associazione di protezione ambientale, quindi siamo sempre sensibili ai temi della protezione dell'ambiente. Inizialmente noi avremmo curato in questa manifestazione solamente l'aspetto della subacquea, manifestazione che come FIPSAS era denominata Puli Fondali, poi con gli ottimi rapporti che abbiamo con l'Assonautica, specialmente qui a Pescara, collaboriamo da anni, abbiamo diversificato le cose, quindi l'aspetto subacqueo verrà gestito nei giochi del mare che si terranno a Vasto negli stessi giorni, mentre qui a Pescara faremo la pesca della plastica con gli amici dell'Assonautica che hanno imbarcazioni, quindi si farà questa uscita in mare. Non sarà una gara vera e propria, ma sarà un dare la mano all'ambiente, ecco. Anche perché Pescara adesso ha la bandiera blu, quindi quale occasione migliore. All'evento del 5 giugno parteciperanno enti, associazioni e partner privati. Sarà presente anche la Guardia Costiera, come annunciato dal capitano di vascello Salvatore Minervino, direttore marittimo di Pescara. C'è ancora tanto da fare per lavorare sulla coscienza di ognuno di noi. I rifiuti che vengono gettati in mare sono tantissimi e l'emergenza coronavirus ha aggravato questa situazione con mascherine e guanti che spesso finiscono in mare. Sì, infatti è proprio così, purtroppo, devo dire. Noi abbiamo condiviso pienamente questa iniziativa di Assonautica perché ci crediamo fermamente nella tutela di questo immenso patrimonio che è il mare e quindi di riflesso le spiagge che ogni cittadino dovrebbe tutelare in prima persona. Noi contribuiamo anche attraverso i pescatori che nelle reti a volte trovano, anzi spesso purtroppo, questi oggetti di plastica, anche mascherine, che purtroppo portano a terra e poi smaltiscono attraverso una convenzione, un protocollo che è stato fatto con l'Università di Chieti, una cosa molto utile con un fine sociale molto elevato.